quindi come va avanti la storia di Vignale? Intanto bisogna dire che la storia di Vignale va avanti ancora a lungo e in questo caso la differenziazione economica che si sviluppa durante il tempo gioca un ruolo fondamentale. Se ci pensi bene, vengono sfruttate tutte quelle risorse tipiche del territorio, insieme alle sue vocazioni. Quindi l'argilla e l'acqua per quanto riguarda la produzione di laterizi, poi abbiamo la strada con l'Amanzio e poi appunto i vigneti, da cui più tardi prenderà il nome lo stesso luogo. Vignale da vigna, vigneto, è vero, non ci avevo ancora pensato. Poi alcune di queste nel corso del tempo vengono meno, alcune vengono sostituite oppure vengono affiancate da altre. Questo diciamo che permette comunque a Vignale di sopravvivere alla crisi delle ville dell'Etruria Tirrenica, proprio per il fatto di essere un Amanzio. Le strutture della villa sono sempre più difficili da sostenere nel corso del tempo ed è per questo che progressivamente vengono abbandonate. Un segno di questo può essere anche la costruzione della nuova terma, che è più recente delle altre. E in questo punto qui è più vicino sia all'Amanzio che al sistema idrico. Bravo, qualche volta sei anche abbastanza lucido. Dai, scherzo. Comunque il progressivo abbandono della villa ci è stato ulteriormente confermato da una necropoli che abbiamo trovato in questa trincea del 2008. Come puoi vedere, questi individui sono stati sepolti direttamente sulle strutture della villa, qui sul cocciopesto. Perciò queste strutture non erano più visibili nel momento in cui queste persone vengono sepolte. Ma le sepolture sono quindi estese su tutta quest'area? Sì, sono disposte abbastanza regolarmente da questo punto della trincea fino a qui, praticamente alla fine dell'insediamento. Poi non le abbiamo viste solo nella striscia della trincea, ma sicuramente saranno presenti su tutta quest'area. Come vedi dalle foto, non hanno corredo e questo ci rende difficile la datazione. Comunque ipotizziamo una data diciamo tra il V e il VII secolo. Quindi le sepolture sono l'ultima cosa che vedete riferita alla villa? Sì e no. Ti faccio vedere cosa succede qui nell'ambiente 15. Eravamo rimasti più o meno al II secolo con la costruzione delle stanzette, ma ad un certo punto... Allora, se loro costruiscono questi muri, li fanno palesemente per coprire. Tant'è vero che dentro troviamo un crollo. Questi muri che cosa fanno? Scaricano il peso del tetto tutto su questi puntoni. Questi puntoni secondo me possono aver determinato il collasso del pavimento. E il collasso del pavimento può aver determinato a sua volta il crollo di tutto. Sul pavimento collassato viene steso un battuto di terra, mentre in altri punti è possibile vedere il crollo delle tegole che certifica l'abbandono dell'ambiente. Tutto questo avviene sicuramente prima delle sepolture, mentre adesso credo che sia utile descriverti questo fenomeno curioso che avviene probabilmente in un secondo momento. Di che si tratta? Si tratta di un fenomeno post-deposizionale. Vedi qui? In tutta questa parte dell'ambiente 15 abbiamo trovato terra nera estesa su tutta l'area. Il pavimento poggia su un riporto di pietre, che ha ceduto in vari punti e momenti diversi. Sicuramente in antico, come abbiamo detto poco fa. E poi in epoca più recente andando a formare una bolla d'aria in cui è andata a percolare l'acqua che vi ha portato questa terra. Per questo vediamo questo strato nero in mezzo alla stratificazione archeologica. Guardate che roba! Certo che a Vignale, tra arature, fenomeni post-deposizionali e piante di vecchi scavi, la vita dell'archeologo non è facile. No, però è sicuramente stimolante. Non ti vorrei mica tirare indietro adesso. No, ma che dici? A me piacciono le sfide. Meglio così. Allora, riprendiamo il nostro viaggio sullo scavo. Ricominciamo dalla canaletta, che sicuramente ad un certo punto, quando anche la piccola terma inizia a non funzionare più, si riempie di materiali di scarto e finisce per diventare uno scolo di acqua sporca. Più o meno in questo momento dobbiamo quindi pensare che anche l'Amanzio si destrutturi. Non abbiamo tracce di incendio, potrebbe essere stato un terremoto, ma non abbiamo la certezza. Noi abbiamo solamente ritrovato le tegole che formavano il tetto del portico, lì dove ce le aspettavamo di trovare. Ma queste non ci possono dare indicazioni sulla fine della struttura. E così finì l'Amanzio. Ma il sito venne definitivamente abbandonato? No, abbiamo delle tracce che ci indicano un persistere dell'insediamento in alcuni punti. Ad esempio qui, nell'ambiente 14, e qui nell'ambiente 2. Abbiamo riconosciuto tracce di cenere, buche di palo e tracce di focolari, che ci fanno pensare che almeno per un certo periodo un villaggio di capanne possa aver vissuto sulle rovine della stazione di posta romana. Avete anche trovato traccia di qualche attività artigianale in questo periodo? Guarda, questa traccia di bruciato qui vicino alla piccola terma potrebbe essere interpretata come traccia di una qualche attività artigianale, ma è una delle cose che dobbiamo verificare nella prossima campagna di scavo.
Nella stessa terma sembrano essere presenti delle tracce di lavorazione, ma anche qui bisogna lavorarci più a fondo. Questo è un settore molto interessante, anche perché dal riempimento del vano della terma vengono le monete più recenti che abbiamo. Sono monete di piccolo conio, praticamente illeggibili, forse di V secolo. Da questa zona potremmo riuscire a trarre qualche indicazione in più sulla fine dell'insediamento e quindi magari riuscire ad avere anche una datazione più certa. In effetti non mi hai dato nessuna data per la fine della funzione di Manzio del sito. Eh no, te l'ho detto, su questo punto non abbiamo certezze. Sicuramente la Manzio dovette durare a lungo, trovandosi vicino alla strada. Secondo un'ipotesi, a Vignale potrebbe essere riconosciuta la Manzio di cui ci parla Rutilio Namazziano nel suo racconto mentre si trovava in viaggio verso le Gallia. Conosci Rutilio Namazziano? Sì, Rutilio Namazziano sì, ma questo episodio penso di non averlo mai sentito. In breve, Rutilio fa tappa in una Manzio prima di Populonia, a cui arriva dopo un percorso in mezzo alle paludi. Questa stazione di posta è gestita da un giudeo, non molto simpatico a quanto scrive, che gestisce un allevamento di pesci. Durante il soggiorno partecipa anche a dei riti bacchici nelle campagne e poi riparte. Se quest'ipotesi potesse essere confermata, certo sarebbe molto divertente. Io penso che ci siano buone possibilità che la nostra Manzio sia quella dove si ferma Rutilio, anche se in effetti non abbiamo ancora trovato nessuna vasca di pesci. Al di là di questo però, il racconto di Rutilio ci fa capire una cosa importante, e cioè che all'inizio del V secolo il sistema delle stazioni di posta era ancora in vigore e che comunque dovessero reggersi, diciamo, su altre attività collaterali, come ad esempio l'allevamento di pesci del giudeo. Per il momento quello che noi siamo riusciti a fare è stato immaginarci come potesse finire la storia della nostra Manzio e abbiamo girato un piccolo filmato. Guarda qui. Correva l'anno 480 d.C., più o meno. L'impero romano era caduto e i tempi non erano facili. Molto simpatica questa vostra ricostruzione. Filmati come questo permettono tutti di capire che cos'era Namanzio. E poi ho visto che hai recitato anche tu. Ho recitato bene, secondo te? Sì, certo. Poi in quel vestito sembri proprio un'altra persona. Ma in caso, se lo fate anche l'anno prossimo, vorrei partecipare anch'io. Devi sentire il nostro regista. C'è sempre una fila infinita per avere uno dei personaggi. Però se scavi come si deve, probabilmente ne avrai uno. Beh, speriamo. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio molto, ora devo andare perché sennò perdo il treno e penso che arriverò allo scavo prontissimo. Figurati, allora ci si vede a settembre. Mi raccomando, se vieni in treno fai attenzione perché quasi nessun treno ferma a Vignale. Comunque ci sentiamo per telefono qualche giorno prima. Perfetto, grazie per l'informazione allora. E salutatemi il professore e ci vediamo a Vignale.